Con Antonio De Matteo, curatore insieme a Giorgia Cardaci dell'evento Dialogues for Gaza. A Roma, Villa Ada Festival, domenica 30 giugno 2024, ben trovato. Ecco, grazie mille, grazie per questo invito, grazie per questa opportunità. Ciao a tutti. Che progetto è questo? È un progetto di incontri, di dialogo con artisti, musicisti, esperti soprattutto, e anche per incontrare soprattutto il pubblico e le famiglie. Vogliamo che far conoscere il più possibile la realtà palestinese a quante più persone possibili, attraverso la sua cultura, attraverso la musica e il sostegno soprattutto di tanti artisti che tutti insieme finalmente si stanno mettendo al servizio della causa. Come nasce tutto? Dall'esigenza mia e di Giorgia, appunto, di far esporre e riunire molte più persone, perché naturalmente c'è chi si espone singolarmente, ma far vedere quanto siamo uniti per supportare la causa. Naturalmente da qua possiamo fare questo, possiamo mandare aiuti, possiamo fare tante cose, dibattiti, ma l'importante è non disunirci, come diceva un recente film. Com'è stata la scelta degli ospiti? È stata una scelta anche basata sul fatto della loro esposizione soprattutto, della loro voglia di raccontare questa storia e di metterci la faccia. E quindi abbiamo detto ok, non vogliamo soltanto condividere attraverso i social e stare ognuno in casa sua, ma soprattutto stare insieme e far vedere cosa significa sostenere una causa di pace fondamentalmente. La possiamo definire una chiamata alle arti. Come diceva un palestinese del Freedom Theater, la prossima intifada è quella culturale e noi vorremmo fare questo. Vorremmo dare un supporto a una prossima intifada culturale. Come si articolerà la giornata? Cominceremo alle 4 con la presentazione, con l'inizio dell'evento. Ci saranno laboratori per bambini di pittura, di cultura, di cibo, di danze anche. E poi ci saranno dibattiti, ci sarà musica e letture di testi appunto di Ghazal che ancora sono lì e di poesie di palestinesi che portano la loro cultura attraverso lo scritto. Quanto tempo avrà a disposizione ogni singolo artista o ospite? Dipendendo dalle situazioni, con i dibattiti saremo tra i 40 e i 50 minuti, saranno intervallati appunto da queste performance. Saranno performance varie, ci sono gli artisti che faranno 5 minuti, chi 10, chi 20 minuti. Ci saranno per esempio anche momenti un po' più leggeri con i ragazzi della Striscia di Casa, che sono Paola Michelini e Niccolo Segni. Poi ci sarà Lodo Guenzi, ci saranno Fausto Sciarappa, ci sarà Luca Sommi, Lia Greco, Elena Sofia Ricci, Greta Scarano, Simone Liberati, cioè ci sono tante persone che hanno risposto a questa chiamata ed è stata veramente una generosità incredibile. Per i momenti di dibattito, su quali tematiche avete voluto centrarli? Cominceremo con un panel sulla guerra, che non è mai umanitaria, appunto, facendo intervenire anche molti esperti, sia giornalisti che proprio geopolitici, sia operatori umanitari. Poi ci sarà la questione dei bambini, che è fondamentale, questo eccidio di massa. E alla fine un'idea di raccontare e un po' sciogliere la questione delle fake news, dell'intelligenza artificiale e tutto ciò che in un conflitto bellico, come abbiamo visto, è quello che sta avvenendo, e sciogliere un po' di piccoli dubbi e innestare un piccolo seme di pensiero critico. Abbiamo deciso di chiamarlo Dialogue for Gaza proprio perché l'etimologia della parola dialogo, cioè dia più logos in greco, significa proprio attraverso la parola, oppure metà e metà sempre attraverso la parola, cioè si addiviene una posizione comune col dibattito. Quindi sarà una giornata in cui non si cercheranno ovviamente impossibili soluzioni e critiche feroci al conflitto, ma si cercherà un punto di partenza appunto attraverso l'analisi dei vari opinionisti, dei geopolitici, di tutti coloro che sono stati a Gaza, cooperanti, attivisti e quant'altro, naturalmente i più quotati, i più referenziati a parlare, e poi per il resto si narrerà la cultura palestinese attraverso l'arte, la musica, la danza, la cucina, la poesia, i testi. Per la creazione di questo momento, quali sono stati i contatti diretti con Gaza? Albana Bulzi, Francesca Albanese, sono persone che hanno lavorato e continuano a lavorare sul campo, c'è Michele Giorgio del Manifesto, anche i referenti umanitari di Medici Senza Frontiere, insomma sono loro che porteranno la parola di Gaza qui in Italia.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Innanzitutto sui nostri social, quindi Antonio De Matteo Real, che è il mio, quello di Giorgia Cardaci Off e poi quello di Villada. E tutte le persone che lo stanno dividendo potete trovarlo su tutti i nomi che ci sono in scaletta, poi ognuno degli artisti sta ripostando tutto e anche sul sito di Medici, di Oxfam e, come dicevo, appunto di Villada. L'evento Dialogues for Gaza a Roma, a Villada Festival, domenica 30 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Antonio De Matteo. Alla prossima! Grazie mille, un ringraziamento particolare a Fumetti Brutti che ha curato la copertina. Grazie.